sale su un palco o ci si mette davanti a una macchina da presa, la vita smette d'appartenerti, non hai più un corpo né un volto. Essi appartengono al regista, al pubblico, ai produttori, a tutti meno che a te. Sono le regole del gioco, amico mio, bisogna imparare a barattare queste cose per la fame e il denaro, no? Semplice. Semplice e squallido. Ma in fondo è anche giusto, sai quanto guadagna quella sciacquetta che adesso mi accusa di averla molestata? Guadagna in un giorno 10-15 volte quello che tu percepisci in un mese di lavoro. E penso di non farmi aspettare troppo, 10 milioni di euro. Altrimenti i tempi previsti per il ritiro della denuncia finiranno per scadere. Ciao! Ah, che elegante metafora, Marchesa! E attesa un cocktail a casa Winston? No, soltanto un aperitivo con Harry, mio personal trainer proprio qui vicino. Sono venuta a recuperare la borsa che avevo dimenticato stamane. Tu piuttosto, vedi di non fare altre cazzate. E ricordati che i tuoi peli sono intestati a me. Potrei decidere di piantarti in asso e finire la mia esistenza circondata da toy boys su qualche isola tropicale. Naturalmente, ma piuttosto la tua moglie mi parla. Cosa? Non le piace? Non è di suo gusto? Ah, forse è di una bellezza troppo raffinata.